Siamo sul campo di Villanova per una partita molto particolare e mi trovo con il presidente della Polisportiva Celleno Calcio, ovviamente. Bene. Ecco che abbiamo aderito a questo evento perché siamo sensibili a questi, con questi ragazzi, insomma, anche per nostre esperienze personali, per mie esperienze personali, come ha fatto anche il bracciante, perciò so cosa vuol dire lavorare in campagna. E poi niente, qui abbiamo i ragazzi della squadra, sono ex giocatori del Celleno, perciò gente grande, qualche ragazzo di colore che vive nella comunità Celleno, con qualche ragazzo anche italiano che vivono nella comunità Celleno a Villa Armonia, e poi ci sono ragazzi della nostra squadra e qualche ospite, qualche ragazzo di Viterbo che ha aderito volentieri, il portiere, gente grande. Comunque, ecco, è questo. La prima volta che fate questa iniziativa? Questo evento credo che è il primo in Italia, se non sbaglio. Sì. Bene. Un evento così, con una squadra sindacale di braccianti agricoli, ci siamo informati, penso che è il primo caso in Italia. Bene. Perciò aver aderito a questa cosa ci ha fatto molto piacere. Okay. Allora, aspettiamo, so che verrà a dare il via alla calcio partita, d'inizio. Il calcio d'inizio. Il nostro vescovo e l'imam anche, l'imam della comunità, perfetto, islamica di allora Viterbo. Aspettiamo che scendono in campo e godiamoci questo bel momento. Va bene, grazie. grazie. Eccoci col presidente dell'altra squadra. Presidente, sì. Bene. Niente, noi abbiamo organizzato questa squadra, la cosa è nata in modo del tutto casuale. Uno di questi ragazzi è venuto in ufficio da me dicendomi che appunto cercavano un campo per allenarsi, e di lì è nata l'idea di fare questa squadra. Il senso della nostra squadra però è un senso che va oltre il calcio, per noi è un modo per tenere alta l'attenzione sul sfruttamento dei braccianti agricoli, questi sono tutti i braccianti agricoli, e quindi noi vogliamo tenere alta l'attenzione su queste problematiche, l'attenzione su lavoro nero, caporalato, e poi su un'altra questione fondamentale. Questi sono esseri umani, non sono macchine, e quindi non possono essere utilizzati magari 16 ore al giorno, e poi se si rompe si butta come una macchina, come è successo a Statman. No, questi sono esseri umani, devono lavorare perché il lavoro è dignità, il lavoro è onestà. E però poi devono avere tempo libero per poter giocare a calcio, andare a pesca o fare una passeggiata col figlio o leggere un libro in riva al lago. Quindi noi quello che vogliamo è tenere viva l'umanità, e chiederemo a tutte le squadre, anche del paese più piccolo della provincia, se hanno una squadra, di poter organizzare una partita per tenere appunto alto questo messaggio, e l'anno prossimo probabilmente li iscriveremo a un campionato. Non per vincere il campionato, perché noi vinciamo ogni volta che entriamo in campo, ma proprio per cercare e sperare di essere emulati, magari non con squadre di calcio, con squadre di tennis, di football, di softball o basket, ma perché ci sia in tutto il paese un ritorno all'umanità. Certo. Lo sport unisce, quindi è una bella frase, e senz'altro questa sera sta arrivando il vescovo, è un momento estremamente significativo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Due. Ah. Però, uè, ti sei mosso, non va bene. La prova. Ti sei mosso. Ti sei mosso. Mettiti su. Wow! È andato! Oh, io avrei bisogno che vengano vicino a me intanto i miei collaboratori, perché la Huila non è Piaggiore Antonio, la Huila è fatta di gente che lavora con noi,
e che è molto importante per me, perché da solo non farei assolutamente niente. Quindi Dino De Angelis, Agua Oloquem, ho imparato pure il cognome dopo anni, Elsa Maria Salgula Neder, Valentino Cinziano Vasile, Abdel Feta Mezzati. Questi siamo noi. Detto questo, io vorrei il Vescovo Monsignor Piazza e Muhammad Khedib e Piero, questo non mi so, perché sarebbe gradito insomma un piccolo saluto da parte di tutti voi. Facciamo i complimenti. Però noi dobbiamo, perché dobbiamo cominciare, ragazzi. Non voglio, no. Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Questo momento di fraternità è molto bello, significativo. Armonizzare le differenze e ridurre le distanze, lo ripeto spesso. Ma qui a tema c'è qualcosa di più determinato, anche per esperienza personale, il tema del lavoro e anche lo sfruttamento del lavoro, che è qualcosa di assolutamente grave in una società che ha valori costituzionali alti e al tempo stesso in una società che ha valori cristiani alti. È fondamentale che la dignità della persona venga messa al primo posto, e credo che proprio queste esperienze, che sono dei segnali sul territorio, aiutino a camminare in una direzione in cui è importante che ogni persona trovi il suo luogo, il suo spazio e la possibilità di realizzare la sua vita. Ed è importante che da parte di tutti ci sia la disponibilità, concentrandoci su quello che unisce, che è fondamentale, lo dicevo anche dell'amico in vari incontri in cui siamo stati insieme, quello che ci unisce e che consente di guardare al senso umano della vita. Teniamo gli occhi aperti sulla dignità del lavoro e facciamo in modo che attraverso questi segnali positivi si riducano gli spazi di intervento di quelle realtà che purtroppo in modo illegale vanno a gestire la dignità del lavoro. E quindi non è solo una questione di provenienza o di inclusione, è una questione umana. E quindi da parte nostra tutta questa attenzione, più volte mi sono espresso in questi termini, per quello che possiamo, per come possiamo, ecco, vogliamo stare vicini. Voglio ringraziare la comunità di Celleno che si è dimostrata, ho mangiato per la prima volta le vostre ciliegie, conservatemele pure l'anno prossimo, sono buonissime. Ecco, grazie, un abbraccio a voi, c'è un portiere bravissimo, poi vediamo un pochino voi come com'è. Benvenuti, divertitevi e guardiamo avanti con fiducia. Buonasera a tutti, io da parte mia ringrazio anche la UIL per questo invito e questo incontro importante, che lancia un forte messaggio specialmente tra diciamo la comunità straniera che si trova qui sul territorio, e anche oggi per continuare diciamo a realizzare i valori del lavoratore, i valori quelli che combattere sempre, essere in prima fila contro lo sfruttamento sul lavoro. Questo incontro di oggi, questo evento di oggi lascia una grande impronta tra di noi e accorcia diciamo quelle distanze che magari ci dicono non c'è niente che ci unisce, ma ci sono tantissime cose che ci uniscono tra di noi. Questo è un ponte tra quelli che dobbiamo noi
continuare a costruire in questa società e anche per dimostrare che il lavoratore è sempre un mattone che rafforza questa società. Sempre sono degli eventi che vanno manifestati e molto spesso, perché danno dei forti segnali di fratellanza ma anche di solidarietà tra tutti noi. Io da parte mia ringrazio di nuovo la Willa, sempre magari sempre passo per passo a fianco i lavoratori, che non molla mai, e diciamo anche nel campo di lavoro sta crescendo tantissimo, diciamo anche in particolar modo il campo di prescelte agricoli, stanno venendo diciamo dei frutti, dei segnali che dimostrano che ci sarà sempre un cambiamento. Grazie a tutti e buon divertimento a tutti. Che non fa molta politica. Io però sono socialista e quindi lo trovano in certe situazioni l'Italia del razzismo, l'Italia dell'oppressione, l'Italia dei pregiudizi. C'è un'Italia dell'accoglienza e questa iniziativa di questa sera lo documenta, con la consapevolezza poi che non è solo un'assistenza che noi facciamo, noi sappiamo che queste persone sono una risorsa per noi, per il nostro paese. Sono una risorsa non solo dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista culturale, quello che ci possono dare, semmai è una integrazione che deve esserci. Tra l'altro noi ci ricordiamo nella nostra memoria i milioni di italiani che sono andati, che sono emigrati, e sappiamo le difficoltà che hanno incontrato in tanti paesi, i pregiudizi a cui hanno dovuto fare fronte. Di tutto questo appunto c'è da dire che non c'è solo una certa Italia che noi contrastiamo, ma c'è anche questa Italia dell'accoglienza, della Costituzione, della nostra carta costituzionale. E un'altra cosa che vi vorrei dire, un passo in avanti avverrà nel momento in cui queste cose che stiamo dicendo noi le potrete dire voi. Il problema è la lingua, la sicurezza intanto, la sicurezza e non la precarietà, perché mi rendo conto che una persona che vive in una situazione di precarietà non si può esprimere liberamente, ma quello che è importante è anche la lingua. Diceva Don Milani, quando parlava nell'Appennino italiano ai ragazzi contadini che non avevano istruzione elementare, che non si sapevano esprimere, come fosse importante parlare, esprimersi, capire quello che c'era. E quindi noi dobbiamo aiutare voi perché voi parliate e diciate le vostre cose e ci diate una ricchezza da noi. Detto questo, buon lavoro, buona accoglienza e buon futuro. Degnamente nella buona e nella cattiva sorte, fate che la vostra vita sia illuminata dalla luce di una nobile idea. Sempre Sandro Pertini. Io ve la do. Tenetela. Eccolo!